Terribile schianto sulla Flaminia a Fano, motociclista trasportato all'ospedale regionale con l'eliambulanza. La regione presenta l'iniziativa dei camper itineranti, si sposteranno nelle località con pochi vaccinati per cercare di far cambiare idea agli over 60. Cresce il numero dei contagi con un paziente in più in terapia intensiva. Nella subintensiva invece ci sono 4 persone ricoverate che non erano state vaccinate, 2 con una dose sola e un paziente che aveva completato il ciclo appena il giorno prima di infettarsi. La Giunta regionale approva il piano di edilizia ospedaliera per oltre 700 milioni di euro. 11 milioni saranno destinati per la riqualificazione del Santa Croce di Fano. A Fano la conoscono tutti, mentre i turisti che vengono in città per la prima volta se ne innamorano subito. È la moretta fanese, bevanda spiritosa che conquista tutti. Occhio alla notizia. In studio Marco Ferri. Benvenuti a questa edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17 di Fano TV. Apriamo questa edizione con il terribile schianto tra un'auto e una moto avvenuto oggi pomeriggio intorno alle 18.30 lungo la statale Flaminia a Fano davanti al negozio Oro Ceramiche. A finire all'ospedale regionale di Torrette è stato un ragazzo di 29 anni, non del posto, che viaggiava in sella alla sua moto Kawasaki ed procedeva in direzione mare, quando all'altezza del negozio, appunto, di ceramiche si è scontrato con una Citroen C3 condotta da una donna di 55 anni di Fano che proveniva dalla strada comunale degli Astienti per immettersi sulla Flaminia. L'impatto è stato violento e il motociclista ha riportato la peggio. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale e i sanitari del 118 che hanno allertato l'eliambulanza che è atterrata in un campo adiacente alla Flaminia. Il centauro ferito è stato trasportato al Torrette di Ancona, mentre la donna, che era la guida dell'auto, è uscita sotto shock e trasportata al pronto soccorso di Fano. La Regione Marche ha presentato il piano vaccini itineranti con un camper presente in ogni provincia e un nuovo spot promozionale. L'assessore alla sanità Filippo Saltamartini conta di arrivare nei prossimi giorni ad 1 milione di somministrazioni con la seconda dose. La dottoressa Sara Bartola, ex giocatrice di pallavolo, e Robert Landy Simon, pallavolista della Lube, sono i protagonisti del nuovo spot promozionale della campagna vaccinale itinerante. Questa partita possiamo vincerla solo insieme. Con l'unità mobile saremo presenti nei prossimi giorni in tutti i comuni del territorio. 5 camper, uno per provincia, per intercettare quanti più soggetti possibili tra coloro che ancora non hanno aderito alla profilassi. Ad oggi sono 250.000 i marchigiani che non hanno prenotato. Ad illustrare il piano questa mattina sono stati l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini, il direttore di Asur Marche Nadia Storti e la direttrice dell'area Vasta 3 Daniela Corsi. I vaccini sui camper, hanno spiegato, sono aperti a tutti per la prima dose, in particolare agli over 60, cioè ai soggetti più a rischio. Non sarà necessaria la prenotazione, si partirà dalle zone più disagiate. Questa sera, fino alle 23, un mezzo sarà a Senigallia, in Piazza della Libertà, davanti alla Rotonda Mare. Per le inoculazioni, poi, saranno disponibili tutti i tipi di vaccino, compresi quelli monodose dell'azienda Johnson & Johnson. Saltamartini ha parlato anche della carenza delle dosi avuta tra il 20 e il 26 luglio, un problema che è stato risolto con una ridistribuzione. Tra luglio e settembre arriveranno nelle Marche 500.000 vaccini. Inoltre, ha annunciato l'assessore, dopo una sperimentazione l'Asura ha avviato la procedura per i tamponi salivari. Ne acquisteremo in quantità adeguate, ha precisato, per far sì che l'attività scolastica possa ripartire in sicurezza. Ad esempio, di fronte a un focolaio non sarà necessaria la quarantena perché verrà accelerato l'accertamento della positività, garantendo ai ragazzi percorsi scolastici adeguati. All'inizio di quest'anno abbiamo detto che nel mese di giugno e luglio avremmo raggiunto 1 milione di vaccinati e questo obiettivo è stato perfettamente centrato. Noi stiamo superando 1 milione di vaccinati con la seconda dose, quindi abbiamo messo in sicurezza una bella fetta della popolazione. Quindi siamo una delle regioni in testa a livello nazionale come rapporto tra numero dei vaccinati e popolazione residente. La fascia della popolazione con più di 60 anni che rischia di più evidentemente viene invitata ad operare una vaccinazione che magari non è stata programmata e per questo ci avviciniamo noi, per esempio,
alle zone terremotate piuttosto che alle zone montane e alle colline dove i problemi anche di comunicazione, di telecomunicazioni possono avere anche impedito l'eventuale programmazione della vaccinazione. I camper sono stati acquisiti tramite la Protezione Civile. Abbiamo dato indicazioni a tutti i direttori di area vasta, ha spiegato la dottoressa Storti, sullo standard minimo all'interno dei camper. Ogni mezzo è dotato di un frigorifero per la conservazione dei vaccini e di un computer per rimanere collegati con la piattaforma di Poste Italiane e verificare se il paziente è già stato vaccinato. Inoltre ci sarà uno zaino di emergenza con i farmaci e i dispositivi utili a un'eventuale reazione allergica. Sul camper, oltre all'autista, saranno presenti un medico e due sanitari, infermiere ed OS, mentre fuori verrà installata una tenda per far soggiornare le persone. Il servizio al momento non è dedicato ai turisti che invece dovranno recarsi nei vari hub del territorio. Però il rispetto della persona umana esige che ci sia una libera scelta consapevole nel vaccinarsi. Io continuo a dire che dobbiamo avere fiducia nella scienza. Dobbiamo continuare a dire che la maggior parte di persone che sono decedute è perché non sono vaccinate, ma però esiste il principio e il diritto di chi non ci crede a non vaccinarsi, quindi non sono per la coartazione, tanto più nel momento in cui questo obbligo non può essere coercibile. E il fatto stesso che ci sia un successo straordinario di persone che si avvicinano ai camper per vaccinarsi significa che la ragione sta prevalendo, se permettete, anche sulla coartazione. C'è da rispettare in una società democratica le minoranze, no? Perché diciamo che ormai questa è diventata una minoranza tra le persone che si sono vaccinate. Le minoranze vanno sempre rispettate. Facciamo squadra, vacciniamoci tutti. Vaccino. Vittoria. Vita. E contagio ancora in rialzo nelle Marche. Nelle ultime 24 ore ne sono stati rilevati 151, con il tasso di positività che sale al 10,04%. Ancora oggi la provincia più colpita è quella di Pesaro e Urbino, con 48 positivi, seguita da Macerata con 45. Non sono stati registrati decessi legati al Covid, ma nell'azienda ospedaliera Marche Nord c'è un paziente in più in terapia intensiva. E sui ricoveri questa mattina Angelica Panzieri ha ascoltato, ha fatto il punto con i primari Gabriele Frausini e Michele Tempesta. I numeri sono contenuti, hanno precisato i medici, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Il nemico Covid non è ancora sconfitto, i contagi salgono in tutto il paese, così come aumenta la pressione sugli ospedali, con nuovi ingressi nelle terapie intensive e nei ricoveri. Ma la situazione all'ospedale Marche Nord di Pesaro è ancora sotto controllo. In terapia intensiva ci sono attualmente 4 persone ricoverate, altre 2 sono in subintensiva, un'altra in malattie infettive e ancora una donna positiva in sala parto. Si tratta, per la maggior parte dei casi, di persone che non erano state vaccinate, così come raccontano ai microfoni di Fano TV gli stessi medici dei reparti. Ora i pazienti colpiti dal Covid sono molto più giovani rispetto al passato e l'imprevedibilità della variante Delta continua a preoccupare. Il problema è quello della variante Delta, che ha portato ad un aumento dei casi, perché è una variante che provoca fondamentalmente 2 cose. Uno, c'è una carica virale molto più alta, 1000 volte l'altra, e ha un tempo di latenza di 4 giorni rispetto ai 6-7 giorni dell'altra, per cui è più diffusiva, diffonde nella popolazione per un 40-60% in più della precedente. E questo soprattutto nella popolazione giovane che non è vaccinata e che per forza di cose gira durante questo periodo estivo. I pazienti ricoverati sono soggetti che non erano stati vaccinati oppure sì? Di tutti quelli che abbiamo avuto sono 9 nella subintensiva e 4 non erano vaccinati. 2 pazienti erano stati vaccinati soltanto parzialmente. Sappiamo che la variante Delta è coperta dalla vaccinazione completa, ma non da una vaccinazione incompleta. E un paziente aveva completato il ciclo vaccinale il giorno prima di essere infettato, quindi non era coperto. Qual è l'età dei soggetti più colpiti oggi dal virus? Molto più giovane della precedente ondata, siamo sui 50 anni, sono pazienti giovani che rispondono alle terapie, però il problema ancora esiste. Il vaccino resta l'unica arma ad oggi per sconfiggere il Covid? Il vaccino è l'arma migliore che abbiamo al momento per sconfiggere il Covid, sicuramente, sicuramente. Dobbiamo aspettarci una quarta ondata secondo lei? Dunque, una quarta ondata secondo me c'è sicuramente, forse già sta iniziando.
Quello per cui sono molto fiducioso, appunto per la vaccinazione, è che non abbia l'impatto sugli ospedali, sulle terapie intensive che hanno avuto le ondate precedenti. Rimaniamo sul tema della sanità, perché oggi la Regione Marche ha approvato il piano dell'edilizia ospedaliera per oltre 700 milioni di euro. Per il Santa Croce di Fano, l'ospedale cittadino, sono previsti 11 milioni per la sua riqualificazione. Assessore, oggi la Giunta ha approvato questo nuovo piano di edilizia sanitaria ospedaliera. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di rivoluzionare la sanità delle Marche, non più incentrata negli ospedali unici, ma nel creare una rete ospedaliera integrata dei nostri ospedali, sia quelli che sono stati riconvertiti da quelle che io ho definito in passato scelte scellerate e quali progressivamente vogliamo restituire i servizi per la salute dei cittadini del nostro territorio marchigiano, sia per quelli che avrebbero rischiato di essere depotenziati da scelte che volevano accentrare tutti i servizi in uniche strutture. Nello specifico, quali sono le novità? Le novità sono numerose, il che significa che valorizziamo tutta la rete ospedaliera che era stata abbandonata in precedenza, in alcuni casi risulta anche fatiscente, con interventi ad hoc per l'adeguamento normativo di quelle strutture, e questo accadrà anche nella nostra provincia. Ecco, nella nostra provincia appunto, quali sono gli interventi previsti? Oltre alla realizzazione del nuovo ospedale di Pesaro, di cui si è tanto parlato, per la quale prevediamo una cifra pari a circa 140 milioni di euro, noi vogliamo collateralmente e immediatamente partire con la progettazione e la messa a terra di risorse per l'adeguamento di tutte le altre strutture della provincia di Pesaro e Urbino. Ad iniziare da Sasso Corvaro, il quale in questo momento è in piedi una convenzione con il privato che viene gestita da ASUR. Una volta definita quella gestione, siamo pronti ad intervenire sulla struttura di Sasso Corvaro per attivare alcuni servizi che il territorio ci richiede. Ma lo stesso accadrà con il miglioramento della struttura di Urbino, con 7 milioni e 100 mila euro di investimenti, o la struttura di Cagli con 3 milioni e mezzo di investimenti, l'adeguamento della struttura di Fossombrone e di Pergola, 2 milioni e 4 milioni di euro, e poi l'ospedale Santa Croce di Fano, l'ospedale della terza città delle Marche, sul quale prevediamo sin da subito uno stanziamento di 11 milioni e 700 mila euro. Mentre si attende il nuovo decreto sul Green Pass, continua la preoccupazione dei gestori dei cinema che subiranno altre limitazioni e il rinvio delle uscite dei film. Dal mangiare nei ristoranti al chiuso all'accedere a un cinema preoccupa l'obbligo del certificato verde che in attesa del nuovo decreto fa aumentare dubbi e incertezze. Se da una parte continuano le proteste e i sit-in in tutta Italia, dall'altra a farne le spese saranno anche i gestori di quei locali in cui si potrà entrare solo con il Green Pass. Tra queste categorie ci sono le sale cinematografiche che hanno già subito pesanti ripercussioni a causa della pandemia e come ci spiega Massimiliano Giometti, titolare con la famiglia delle multisala del Metropolis e del Luci, le norme ancora non sono chiare. Già stamattina dicevano le ultime notizie che non sanno se noi siamo in grado o possiamo, siamo abilitati a richiedere un documento di identità, che per la legge non potremmo, in poche parole, che deve essere esibito unitamente al Green Pass. Abbiamo bisogno che sia chiarito bene l'utilizzo che dobbiamo farne, come farlo, cosa dire ai nostri dipendenti e soprattutto cosa dire al pubblico. Un altro problema poi è che le distribuzioni stanno spostando le uscite dei film. Perché naturalmente sanno che andranno incontro a un insuccesso certo, perché un'altra ulteriore limitazione oltre a quella del contingentamento al 50% negli spazi chiusi, e quindi siamo davanti già a un spostamento delle pellicole previste per fine agosto, per il primo di settembre. Ogni giorno se ne sente una diversa e quindi questo per noi è un problema, perché se non abbiamo prodotto è veramente difficile. Poi siamo in una fase che noi stiamo riaprendo le multisale, abbiamo avviato i lavori, quindi
ci viene meno la terra sotto i piedi. Al momento, prosegue Giometti, abbiamo riaperto solo a Pesaro e ad Ancona. In un anno e mezzo, ha ricordato, abbiamo perso oltre il 97% di fatturato e quindi svariati milioni di euro. Allarmano poi anche le notizie che arrivano dalla Francia, dove con il debutto del Green Pass in un giorno hanno perso il 92% di presenze. Più che c'è la doccia proprio gelida, speriamo che se non si tramuti in un'altra chiusura, perché allora sarebbe veramente, parliamo di un altro sport. Speriamo tutti di no. Ci sono state pochi giorni fa le giornate professionali del cinema Riccione, dove erano riuniti tutta la filiera cinematografica, produttori, distributori, esercenti, e si sono visti i trailer dei film che usciranno da qui a gennaio. Quindi c'è anche fermento da quel punto di vista. E fermarsi sarebbe devastante, a detta di tutti, e quindi speriamo che anche questa nuova regola non porti via anche troppo pubblico, non limiti troppo l'utilizzo delle sale, perché già siamo in un periodo dove non è facile che la gente venga al cinema, i prodotti sono pochi e ci preparavamo solo a riabituare la gente, noi stessi, al lavoro per poi dopo arrivare nella stagione invernale. Già pronti, diciamo, sperando che la situazione pandemica migliori per avere continuità. Questo ci preoccupa tanto, tanto perché se i film vengono spostati, non abbiamo prodotto e non avendo prodotto, non è che possiamo vendere la pista, insomma, noi facciamo cinema. Ancora cronaca con un incendio che è divampato a Castelvecchio, vicino al fiume. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco di Pesaro e Senigallia che stanno bonificando l'area. Questa mattina la Guardia Costiera e la Finanza hanno sequestrato 12.000 esemplari di ricci di mare presenti pescati irregolarmente a Porto Novo di Ancona. Questo tipo di pesca sportiva è consentita senza l'ausilio di attrezzatura subacquea e per un massimo di 50 esemplari. Invece i militari hanno sorpreso sei pescatori di frodo provenienti dalla provincia di Trani, in Puglia, intenti ad effettuare la pesca subacquea con bombole. Ai trasgressori, tutti identificati, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 8.000 euro. Inoltre è stata sequestrata sia l'attrezzatura sia il prodotto ittico, circa 600 chilogrammi, che è stato poi questo prodotto rigettato in mare. Nei giorni scorsi al Furlo, le sei città marchigiane del Tartufo si sono riunite per la prima volta in un evento a celebrare questo prezioso tubero, un vero e proprio cooking show animato dagli chef dei vari comuni, ognuno dei quali ha proposto il suo piatto forte. Una vittoria da festeggiare in sei, come i sei centri marchigiani del Tartufo, riuniti in una grande festa, ma soprattutto in una grande operazione di valorizzazione culturale, pensata da Acqualagna, comune capofila, con il sostegno della regione. Per la prima volta le città del Tartufo e delle Marche si sono ritrovate per Tartufo Award 2021 per celebrare una gemma del territorio marchigiano, Sua Maestà il Tartufo, re della tavola dal profumo intenso e inconfondibile e simbolo di questa terra. All'hotel ristorante La Ginestra, Passo del Furlo, alla presenza dei sindaci di Acqualagna, Mandola, Pecchio, Fossombrone, Pergola e Sant'Angelo in Vado, sei chef delle rispettive città del Tartufo si sono esibiti nella preparazione di un piatto al tartufo nero estivo, ben noto tra i conoscitori di tartufi con l'appellativo volgare scorzone, il tartufo nero estivo, che si raccoglie in questo periodo in tutte le Marche fino al 31 agosto, si distingue per l'aroma delicato e si presta, grattugiato o a scaglie, alla realizzazione di ricette dal profumo avvolgente e inebriante. Sei chef per sei portate, un carosello di sapori per cogliere l'anima gourmet delle Marche. Un cookie show di eccellenza al via con un carpaccio di marchigiana servito su un crostino con mousse di ricotta e maggiorana con riduzione di birra artigianale e tartufo nero estivo della città di Apecchio preparato dallo chef Alessandro Valentini. Poi avanti con un altro antipasto, uovo cotto a bassa temperatura con tartufo nero estivo della città di Pergola a cura dello chef Gianluca Passetti del ristorante Il Gatto e la Volpe. Per i primi un classico, tagliatelle al tartufo nero estivo della città di Fossombrone con la chef Paola Antonioli dell'albergo Pizzeria Ristorante Mancinelli.
E poi un cappellaccio su vellutata di patate, tartufo nero estivo, di Sant'Angelo in Vado con lo chef Daniele Galvani del ristorante I Palazzi. Alla città del tartufo di Amandola, un secondo piatto di tradizione, capocollo di maiale brasato al vino cotto, con pesche della Valdaso e tartufo nero estivo, con l'esibizione dello chef Aurelio Damiani. E infine il pregiatissimo dessert nero su nero, servito con una tartelletta di pasta frolla con crema di ricotta, noci e miele di timo selvatico, disco di cioccolato 90% e composta di tartufo nero estivo di Acqualagna. Il piatto è stato curato dallo chef Michele Renga del ristorante La Ginestra. Tutte le pietanze sono state accompagnate da un'ottima selezione di etichette della DOC Bianchello del Metauro e dalle birre artigianali di Apecchio. Coordinatore della giornata lo chef Pasquale Antonio Bedini, a condurre Alvin Crescini e a commentare i piatti, una giuria composta dai giornalisti della stampa specializzata. Questo è un successo essere presenti qui oggi per iniziare il rilancio delle fiere del tartufo. Ogni comune ha la sua identità, nessuno la vuole togliere e merita rispetto. Condividendo insieme questa giornata sicuramente diamo inizio alle danze, ossia iniziamo a parlare di tartufo per la prossima stagione, con la speranza che la pandemia sia ormai un triste ricordo, questo qui sì. E se volete continuare a far venire l'acquolina in bocca, dopo il telegiornale andrà in onda e trasmetteremo dunque un approfondimento su questo Tartufo Award, quindi tutti i dettagli di questi magnifici piatti. Adesso invece andiamo nel parco pubblico di Ponte Murello, siamo a Lucrezia, nel comune di Cartoceto, dove sono stati inaugurati il percorso multisensoriale, la nuova area giochi per i bambini da 0 a 6 anni. Inoltre sono stati posizionati i cestini per i rifiuti ed installate le telecamere. Il progetto, che è finanziato dalla Regione, è il primo step di riqualificazione delle aree verdi. È già in programma, ha detto il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi, un intervento di oltre 37.000 euro per nuovi giochi in altri parchi del territorio ed impianti di videosorveglianza direttamente collegati alla centrale operativa della Polizia Locale. L'obiettivo è quello di prevenire atti di vandalismo o altre azioni perseguibili dalla legge. Ed ora parliamo della Moretta Fanese, uno dei simboli della città di Fano, che viene dal mare e che in un solo bicchiere racchiude anni di storia. Siamo andati in uno storico locale della città per scoprire i passaggi e per ottenere dunque una moretta perfetta. Letizia Marchionni. È uno dei simboli della città della fortuna e i fanesi ne vanno fieri. La moretta, una bevanda la cui vera storia si è persa tra le brezze marine, ma che secondo alcune ricerche e secondo la tradizione ebbe origine tra i marinai e i pescatori del porto di Fano, che prendevano bevande alcoliche e molto calde per rinvigorirsi prima di partire per il mare. Non si tratta di un semplice caffè corretto, ogni sorso infatti racconta anni di storia. La miscela alcolica a base di liquore all'anice, rum e brandy, a cui poi viene aggiunto il caffè, segue sempre secondo la tradizione una ricetta ed una procedura precise che i fanesi custodiscono gelosamente. Siamo andati in uno storico bar della città a vedere passo per passo come si prepara questa tipica bevanda. Noi per praticità abbiamo già i nostri bicchierini pronti con il nostro preparato. La ricetta è nostra, fatta fare direttamente da noi. Ogni bicchierino contiene due cucchiai da cucina di liquore già dolce e inseriamo dentro una scorsina di limone. Il bicchiere contenente la miscela poi, ha continuato a spiegare Ornella, viene scaldato poiché la moretta nasce dolce e calda. Si passa poi al caffè. Aggiungiamo una porzione di caffè che è un pochino più lunga della solita dose. Avviciniamo il bicchiere al beccuccio della macchina, di modo che il caffè scenda lentamente e rimanga in sospensione. La sospensione è creata dal peso dello zucchero. Lo zucchero insieme al liquore pesa più del caffè, quindi il caffè rimane in sospensione. E la moretta è pronta.
è pronta per essere gustata, mescolata e bevuta. Dal sapore dolce e forte, con i famosi tre strati come da tradizione, il liquore, il caffè e la crema del caffè, la moretta fanese è pronta per essere bevuta anche al posto di un normale espresso. La moretta sta diventando un po' come i cocktail a tutte le ore, perché la sua correzione non è così forte, è dolce, piacevole, quindi si gusta un po' a tutte le ore. La versione che prepariamo noi anche per l'estate è quella shakerata, quella fredda, ed è una cosa che d'estate piace, è fresca e dissetante. Un po' l'alternativa alla tradizione. Esattamente, diciamo un'innovazione, un passo in avanti che la moretta ha compiuto nell'arco del tempo. La moretta per essere buona è buona, ma abbiamo voluto ascoltare anche il parere dei turisti e dei fanesi. Conoscete la moretta fanese, quindi? Sì. La bevete spesso? D'inverno, non adesso. È più una bevanda invernale, quindi, per lei? Per me sì. Ecco, siete orgogliosi che sia uno dei simboli di... Aspita, orgogliosissimi. Ecco, la ricetta la custodite in maniera molto... Sì, sì. In casa la bottiglia della moretta c'è sempre. Tutti gli anni mi prendo due bottiglie. E dove le porta? In Belgio, me la bevo lì. Mia moglie me le fa dopo una manciata, me le fa una moretta. E quindi la moretta arriva anche in Belgio? No, no, arriva solo da casa mia. No, in Belgio. Poi i vengono a bere, vengono a bere. I belgi vengono a bere la moretta, sì, a casa, sì, sua. Mi dicono, che caffè è di Fano? In che momento della giornata la bevete? Generalmente la mattina, ma poi la moneta è gradita in tutte le ore, sia la mattina che il pomeriggio, anche come al posto di un caffè, tranquillamente. Lei invece che cosa ne pensa, è fanese? Non, sì, sono di Fano, sono proprio qua del posto, della zona, ma la moretta in genere la bevo raramente. Come mai? Quelle poche volte, ma così, hanno fatto così. Sfizio. Esatto, lo bevo poche volte e lo vengo a bere qui perché mi piace. L'importante è scaldare il liquore che sta in fondo al bicchierino, quello deve essere bollente, poi farci sopra il caffè. E quindi si fanno vedere tutti gli strati in questo modo? Sì, e poi soprattutto perché così viene calda, anche se è estate, però la regola è berla così. Quindi non si transige alla tradizione? No. No, 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 non la tradizione. Anche in casa. Anche in casa, sì, beh, in casa si fa scaldare. Se non c'è il vapore della macchina del bar, si scalda in un pentolino bollente e poi ci si fa il caffè sopra, è lo stesso. Avete sentito parlare della moretta? Assolutamente sì. Però non l'avete mai bevuta? No, è la prima volta che veniamo a Fano. Di dove siete? Torino. Come mai avete scelto Fano come meta? Abbiamo scelto Fano perché è tranquilla, si può fare una bella passeggiata, abbiamo lei che è importante anche il suo benessere, questo è quanto. E poi un paese molto dog friendly. Ecco, vi consigliamo di assaggiare la moretta per migliorare la vostra vacanza. Assolutamente, dopo pranzo la nostra vacanza migliorerà. Sì, sarà più completa. Ah, ne sono pienamente d'accordo. E allora, in attesa di prenderci una moretta anche noi, vi salutiamo. L'appuntamento è domani mattina alle 7 con l'informazione, cioè la rassegna stampa. Occhio ai giornali. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.